Colleghi, mister Inzaghi è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Consolato Cicciu, Stretto Web. Mister, buonasera. Innanzitutto le vorrei chiedere un commento a caldo su questa serata, su questa partita. Da Regino è una delle notti più belle che io ricordi degli ultimi anni, quindi volevo un suo commento un po' extra campo. Poi dal punto di vista tattico due riflessioni. La prima volta che lei decide di giocarsela un po' più a corto, probabilmente anche per l'atteggiamento del Genoa, e funziona perché poi riesce ad essere pungente e cinico. E seconda cosa, i cambi, si mette a 3, anzi a 5, e praticamente riesce ad annullare ogni giocata del Genoa. Queste secondo me sono le due chiavi di lettura della partita. Beh, intanto sono molto felice, penso che i giocatori si devono godere una partita, penso, perfetta. Per battere questo Genova ci voleva una partita del genere. Abbiamo cercato di adottare una strategia diversa perché loro, contro di loro è veramente ingiocabile. Davanti hanno 4 giocatori sui nostri 2 centrali più i 2 terzini alti. Per cui dovevamo stare compatti. Se avessimo giocato la partita a viso aperto non ci sarebbe stata storia. Dovevamo soffrire ed essere cinici sulle occasioni che, portando avanti così tanti giocatori, potevamo avere in contropiede. Però al di là di tutto devo dire che il nostro portiere, a parte 3 o 4 uscite, non ha subito un tiro, per cui la squadra ha fatto stasera un capolavoro, sinceramente. Io, guarda, a fine primo tempo ho detto alla squadra che non comunque fosse finita questa partita, il primo tempo ci doveva dare la consapevolezza che siamo forti. Nonostante siamo tanti nuovi, con un nuovo allenatore, con una nuova società, abbiamo un bello spirito per il modo che lavorano. Poi potevamo anche perderla perché loro hanno giocatori straordinari davanti che ti possono inventare Strootman, cioè hanno tutto quello che una squadra che vincerà il campionato deve avere. Però noi col sacrificio, la lotta, abbiamo fatto veramente una partita straordinaria. Però purtroppo si gioca già fra 3 o 4 giorni e noi dobbiamo dare seguito a questa vittoria, perché nonostante avessimo perso qualche partita immeritatamente, la squadra aveva sempre giocato. Io penso che se fai questo tipo di calcio poi vieni premiato, per cui sono molto contento di quelli che sono entrati, hanno avuto uno spirito. Purtroppo gli ultimi 10 minuti mi chiedevano il cambio tutti, perché avevano speso tutti tantissimo e ho dovuto fare di necessità virtù, però sapevo che mettendo dentro Cionek, loro avevano messo anche Yalcin, avevano tanti giocatori, e Cionek è entrato come tutti quelli che sono entrati in maniera incredibile. Giraudo era un po' che non giocava, ma sono giocatori incredibili perché possono star fuori 7-8 partite, ma poi quando li chiami sono pronti, e questo per un allenatore è una grande soddisfazione. Eva Giumbo, Reggio TV. Mister, mi rifaccio alla sua conferenza stampa pre-gara. Ha parlato di una partita perfetta per questo Genoa che, insomma, concordiamo tutti sul fatto che sia sicuramente la più forte del campionato. Questa partita perfetta oggi per noi è arrivata. Per lei? Sì, beh, se vinci vuol dire che non hai sbagliato niente, però magari a volte vinci col tuo portiere migliore in campo e allora puoi fare qualche riflessione, ma oggi il nostro portiere, che comunque è stato bravo, è stato alto, ha fatto delle belle uscite, però non ha mai fatto parate, per cui vuol dire che la difesa, ma tutta la squadra, perché il sacrificio di Menez quando è entrato Gori, i 2 esterni Canotto e Rivas e poi Cicerelli, Liotti che può non giocare qualche partita, quando entra è straordinario, e Hernani, perché Hernani e Fabian e Maier e Criseti, che era un po' che non giocava, è entrato benissimo. Insomma, queste sono le più belle risposte. Io sono molto contento per loro perché, come, gli voglio molto bene, so come lavorano e speravo si ritagliassero qualcosa di speciale anche per crescere la loro autostima, perché secondo me è alta e l'abbiamo dimostrato stasera, deve essere alta, ecco. Giorgio Rovere, Piana TV. Mister, alcune considerazioni. Dopo il Perugia ha cambiato comunque assetto tattico, mi sembra, anche in qualche uomo, e ha fatto 2 partite straordinarie. Cagliari e questa. Sono d'accordo con lei, il Genoa ha tirato forse una volta in porta, un tiro fuori completamente più il gol. E soprattutto volevo chiederle, dopo il pareggio subito e il rigore sbagliato, che poteva essere come un 1-2, magari non a livello di reti, ma comunque un 1-2 che poteva mettere KO anche una squadra un po' non proprio sul pezzo,
cosa di queste tre considerazioni è quella più importante secondo lei? Ma è giusta la considerazione, anch'io dopo il rigore di Menez ho avuto paura del contraccolpo, ma ero sereno perché stavamo facendo una grande partita. È chiaro che se sbagli un rigore contro il Genoa che ti concede pochissimo, la squadra, però la squadra avevo visto dall'inizio che c'erano, che si aiutavano, che raddoppiavano, per cui ero sereno. Contro il Genoa non puoi mai stare perché ogni qua hanno dei giocatori che ti possono inventare la giocata, però avevamo preso un gol sfortunato, anche lì era un rimpallo che ha battuto sulla testa di Gagliolo, eravamo ben messi bene in marcatura, per cui vedevo che la squadra c'era. E per i cambi, guarda, io siccome ho 27 giocatori che lavoro in una maniera impressionante, ho deciso qualche settimana fa che fino all'ultimo non voglio fargli capire chi gioca e che ogni tanto posso, siccome dico che posso pescare occhi chiusi, lo devo anche dimostrare ai giocatori. Per cui Colombi, Cionek, che sono rimasti fuori ultimamente, di Chiara, hanno fatto cose straordinarie, ma sapevo che chi li avrebbe sostituiti avrebbe fatto bene e questo mi ha dato ragione. Ma oggi poteva giocare chiunque, che so come si allenano. Per cui da qui a gennaio mi sono messo in testa anche che voglio conoscere ancora di più i miei giocatori, perché sicuramente adesso li conosco di più del 20 luglio, voglio cercare di farli rendere al meglio, voglio conoscerli, per cui ogni tanto ci sta di cambiare se abbiamo dei giocatori così bravi. L'ho fatto serenamente e mi hanno dato le risposte che cercavo. Tonino Massara, Febbea. Sono morto. Sì, mister, buonasera. Lei ha aspettato con pazienza un calciatore a cui ha dato, anche se qualche volta è stato criticato, minutaggio perché facesse la partita che secondo me ha fatto oggi. Parlo di Hernani, che ha dimostrato, al di là che forse era, come dire, un ex del Genova, che è veramente un fuoriclasse che valeva la pena aspettarlo. Possiamo parlare un attimo di lui, fermo restando che ha vinto la squadra? Beh, insomma, sì, parlare di un giocatore stasera, però io Hernani dico quello che ho detto a Cagliari, sapevo che dopo un anno di inattività bisogna avere un po' di pazienza con lui, però quando credi in un giocatore non puoi giudicarlo dopo una partita, lo devi giudicare per gli allenamenti, per la voglia con cui è venuto, le qualità sue non si discutevano prima. E è chiaro che bisognava fare delle scelte, perché vi assicuro che lasciare fuori Krizetic è difficilissimo e devo scegliere fra Maier, Krizetic, Fabio sta facendo bene, Liotti, c'è Obi che è quasi pronto, non è facile. Però gli ho dato qualche partita e devo dire che a Cagliari e oggi ha risposto come mi aspettavo da lui, ecco. Va bene così? Ok. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.